poi detto qui forza lupi, forza lupi, in bocca al lupo perché è pericoloso, eh. Nel giorno della presentazione delle liste d'Ariano Irpino arrivano i primi big della politica. A sostenere Michele Caso, il candidato a sindaco con la coalizione del nuovo centrodestra, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del governo Renzi, Maurizio Lupi, il sottosegretario alla difesa Gioachino Alfano, con loro l'onorevole Nunzia De Girolamo e il presidente del consiglio regionale Paolo Romano. A fare gli onori di casa, il coordinatore provinciale del nuovo centrodestra, Generoso Cusano. Per troppo tempo abbiamo perso tempo, risorse perché le abbiamo sprecate e certezza nella realizzazione di queste grandi opere. L'alta velocità è una di queste e ha visto che la cui realizzazione ha cambiato un pezzo del paese, ma non può cambiarne solo un pezzo, deve cambiare tutta l'Italia. Quindi noi stiamo lavorando con intensità, anche dettando i tempi a Ferrovie dello Stato perché finalmente si possa realizzare la Napoli-Bari. È una vergogna, se ne parla da troppo tempo, sono stanziati quasi 2 miliardi 970 milioni di euro e i lavori non sono ancora partiti. Abbiamo istituito una task force al Ministero e siamo disponibili addirittura a prendere iter e provvedimenti straordinari perché i tempi certi per la realizzazione della Napoli-Bari avvengano e avvengano rapidamente. E poi c'è l'altro tema del collegamento invece dell'alta velocità che passa che oggi è ferma a Battipaglia e che deve arrivare a collegare l'intera dorsale tirrenica, quindi fino a Reggio Calabria. Io credo che solo attraverso finalmente passare dalle parole ai fatti che la politica e le istituzioni recupereranno credibilità nel nord come nel sud del paese, perché il problema non è più solo del sud, è diventato un problema, questa crisi ha accomunato drammaticamente tutti e ha fatto percepire come qui o muore o vince l'Italia. Siccome noi vogliamo far tornare l'Italia ad essere un grande paese unita, la scommessa anche di un sud che ritorni ad essere protagonista nel paese mi sembra che sia fondamentale. Irpino ha avuto una doccia fredda con il commissario per l'alluvione Brutta Minarda, si attendeva questa figura, poi non è stata più prorogata da Napolitano. Sì, purtroppo ecco, quello è il tipico caso in cui giustamente il presidente Napolitano deve rispettare le norme, le leggi e quindi la reiterazione di un provvedimento che poi è stato bocciato tra virgolette dalla Camera dei Deputati, non nel merito ma perché è stato bocciato il decreto che lo prevedeva, non ci ha permesso di reinserire, nonostante il governo l'avesse reinserito, la proroga del commissario. Dobbiamo quindi procedere allo stesso modo, con lo stesso obiettivo, e stiamo lavorando al Ministero in maniera straordinaria perché le funzioni del commissario possano essere assorbite e l'obiettivo della accelerazione della realizzazione di quest'opera che è fondamentale possa essere fatto. La sua presenza qui in occasione della presentazione del candidato Caso quale valore assume? Assume che la presenza di una grande sfida che il nuovo centrodestra sta portando. La sta portando in Irpinia, la sta portando in tutta la regione Campania e la sta portando in tutta Italia. Noi possiamo e dobbiamo testimoniare che ci può essere qualcuno che parli di nuovo di una nuova Italia, che abbia il coraggio di passare dalle parole ai fatti, che abbia il coraggio di capire che o l'Italia insieme la cambiamo o l'Italia rischia di morire tutta insieme, e che ha anche il coraggio di dire che anche nell'area del centrodestra, che è la maggioranza del nostro paese, si può tornare a pensare al futuro e non solo al passato, riconoscendo la forza della nostra storia ma anche i tanti errori che abbiamo commesso e ripresentando una classe credibile con Nunzia De Girolamo, con Gioachino Alfano. Abbiamo chiesto fortemente al presidente del consiglio regionale della regione Campania, Paolo Romano, di candidarsi alle elezioni europee proprio per testimoniare che questa voglia di cambiamento e di novità può accadere, e si riparte per noi dalle amministrazioni locali, e quindi essere qui è ripartire dalle amministrazioni locali. Poi abbiamo un gran consigliere regionale che sta facendo con coraggio un gran lavoro, e quindi non sorridere troppo. No. e quindi il nostro presidente, il gran lavoro anche per il nostro presidente. Perfetto. Possiamo dire che questa sia la volta buona. Ma io sono convinto che avremo veramente grandi sorprese alle prossime elezioni, e la prima grande sorpresa sarà il risultato del nuovo centrodestra. Ormai tutti i sondaggi, anche oggi è stato pubblicato un sondaggio
sul Corriere della Sera dall'istituto più autorevole, che è quello di Pagnoncelli, ci danno al 6,3-6,4% in crescita. La cosa più interessante di quel sondaggio è che stiamo ritornando a recuperare nel centrodestra gli indecisi o quelli che si erano astenuti e che non votavano più il centrodestra. Questa mi sembra la sfida con un altro elemento. Mentre Bondi dice che Forza Italia è fallito, noi invece siamo qui a dire che il centrodestra, il nuovo centrodestra, non solo esiste, ma può tornare ad essere calamita, cioè ad attirare tutta l'area dei moderati. L'unione che abbiamo fatto con l'UDC dimostra esattamente questo, che il nuovo centrodestra è oggi la calamita e svolge il ruolo che allora svolse anni fa prima Forza Italia e poi il Popolo della Libertà.